richiamò l'attenzione nazionale difendendo il principio di resistenza passiva. Responsabile barese del Comitato di Solidarietà Democratica, l'avvocato Francesco Muciaccio, è stato ricordato durante un convegno il 27 luglio al comune di Bari. Puntata speciale dedicata alla figura di Ciccio Muciaccia, una vita per l'emancipazione della classe operaia. Ben ritrovati su CGL Bari Web TV, puntata dedicata alla figura dell'avvocato Francesco Muciaccia, per tutti Ciccio, figura che è stata ricordata durante un convegno il 27 luglio scorso al comune di Bari nell'ambito della 3 giorni di iniziative organizzata dalla CGL sulla memoria della resistenza. Scopriamo insieme in questo speciale di approfondimento la figura di quest'uomo che ha speso la sua vita per l'emancipazione della classe operaia. Persona eccezionale, persona che mi coinvolse. Io ero appena iscritto nell'albo degli avvocati, nel 62 mi coinvolse in questa iniziativa di solidarietà democratica e incominciamo insieme a difendere gli edili in quel periodo, quelli ai quali o per i quali lui sostenne che la difesa passiva, il non reagire agli scelbini, come si chiamavano i poliziotti all'epoca, non poteva essere considerato reato. Credo di aver conosciuto con Ciccio Muciaccia la persona più coerente sotto questo profilo e sotto molti altri che io abbia mai conosciuto in vita mia. L'avvocato Mario Russo Frattasi lo ricorda così Francesco Muciaccia, per tutti Ciccio, suo collega ma soprattutto amico, un uomo che ha avuto il merito di riorganizzare le attività che già il sindacato e i partiti di sinistra facevano, dando una nuova linfa e una prospettiva che ha colmato i vuoti territoriali, costruendo relazioni e politiche di alleanze di più ampio respiro. Ciccio Muciaccia, una vita per l'emancipazione della classe operaia, è il titolo dell'incontro organizzato dalla CGL di Bari nell'aula consiliare del comune, dedicato alla figura del grande penalista che tra gli anni 50 e 60 svolse un'intensa attività politico-giuridica, occupandosi della difesa dei lavoratori coinvolti in procedimenti penali nel corso di grandi movimenti di lotta dell'immediato dopoguerra. Ricordare Ciccio Muciaccia significa ricostruire un pezzo di storia. Aldo, tu hai ritrovato in soffitta del materiale, documenti, corrispondenze di tuo padre, le hai utilizzate per la tua tesi di laurea, ma soprattutto le hai date all'istituto IPSAIC perché mettano in piedi qualcosa che valorizzi il lavoro, l'opera di tuo padre. Sì, indubbiamente. È stata molti anni fa un'emozione ritrovare queste carte perché, aprendo i faldoni di questi processi politici, vengono fuori tante microstorie che hanno fatto, che sono state un po' un mosaico di costruzione dello sviluppo della democrazia e della lotta politica in Puglia. Io credo che quelle carte che io ho soltanto, come devo dire, accennato a vedere, possano diventare uno strumento per giovani studiosi, per chi possa essere interessato a un progetto di ricostruzione ulteriore, di approfondimento ulteriore, per recuperare questa memoria storica in cui ci sono tante anticipazioni anche per il futuro. Il 17 agosto del 1948 fu nominato responsabile del Comitato di Solidarietà Democratica, fondato tra gli altri a livello nazionale da Umberto Terracini e Sandro Pertini, e fornì delle cifre impressionanti relative alla provincia di Bari, dove in pochi anni erano stati celebrati 633 processi per motivi politico-sindacali. Erano stati processati 7.463 cittadini e condannati 4.223. Conosci i tuoi diritti, esercitali, difendili. Questo è lo slogan del comitato che operava nei comuni dove non c'era il sindacato, ricostruendo così il tessuto democratico. Le carte del comitato sono depositate all'IPSAIC, che ora sta provvedendo ad un importante lavoro di studio, ricerca e valorizzazione. Emerge una caratteristica: questo avvocato, insieme a tanti altri, insieme a lui, di quella generazione, avevano una visione legalista dell'approccio ai problemi sindacali, e al centro della loro ideologia politica, sindacale, ma anche professionale, c'era la Costituzione.
nel momento in cui la Costituzione viene firmata, diventa per questi avvocati, e in Italia non per tutti è così, diventa legge effettiva. Ecco, loro cominciano a utilizzare la Costituzione come norma reale da utilizzare nei tribunali, nella difesa dei lavoratori, nella difesa di chi era oggetto di incredibili persecuzioni politiche in quel periodo. Il responsabile barese di Solidarietà Democratica si attivò anche e soprattutto per creare una larga rete di solidarietà, svolgendo una straordinaria opera pedagogica, fornendo agli arrestati libri e riviste. Riuscì ad ottenere l'assoluzione piena di esponenti politici e sindacali denunciati per aver distribuito volantini senza autorizzazione, sui quali erano riprodotti alcuni articoli della Costituzione. Fu alla guida del Collegio di Difesa dei Manifestanti, arrestati durante lo sciopero degli edili nel 1962. Richiamò l'attenzione nazionale difendendo il principio di resistenza passiva, affermando che con il ricorso alla non violenza il popolo indiano ottenne il riconoscimento della propria sovranità e l'indipendenza, diritto che, osservava Muciaccia, in Italia non viene garantito in alcun modo, anzi, proprio per chi si avvale di tale diritto è riservata la prigione. Farsi arrestare perché vigeva una legge di pubblica sicurezza dei tempi del fascismo, perché si volantinavano gli articoli della Costituzione, era un fatto, credo, assolutamente straordinario, e in un documento di Ciccio Muciaccia c'è persino il riferimento al diritto alla reazione in termini di obiezione di coscienza, di passività, facendo riferimento a Gandhi, all'India. Pensate che personaggio moderno. Bene, termina qui questo nostro settimanale di approfondimento. L'appuntamento è per la prossima settimana. Potete seguirci su www.cgellebari.it. Arrivederci.